Un'opera affascinante. Ercole sta per scagliare una freccia. Con la destra tende la corda e con la sinistra regge l'arco. Alle sue spalle Esione, figlia del suo nemico Laomedonte, che vediamo a terra nell'atto di chiedere pietà. Sull'altra faccia, Dioniso, in trionfo su un carro, viene incoronato dall'oro. Una baccante segue il carro tra elefanti e pantere. In cielo, i simboli dello zodiaco. In basso, scene di vendemmia. Ecco la complessa opera. Un vaso, o borraccia, decorato su due facciate ricche di dettagli incredibili. Ritrovato nel 1972 nella necropoli romana del Lugone. Il MAVS, Museo Archeologico della Valle Sabbia, ha sede a Gavardo in un antico edificio, un tempo di proprietà della Curia Vescovile. Il museo testimonia la preistoria e la storia di questo territorio, dal Paleolitico Medio fino all'epoca post-rinascimentale. Il fascino della notte. Partite da qui per scoprire la Valle Sabbia, i suoi angoli nascosti, i suoi scorci più segreti.